Bella ragazzi, sono Capabigocco e siamo su PES 2012. Siamo finalmente arrivati agli ottavi di finale e abbiamo la gara d'andata. Qualcuno, non mi ricordo assolutamente chi, tanto per cambiare, mi ha chiesto di giocare con il 4-3-3. Quindi andiamo a mettere il 4-3-3. Eccolo qua. Tac. Attacco totale o sempre. Vedete 4-3-3. No. No. Brutto frocio, mi devi far mettere il 4-3-3, conferma. Ah, ok. Perfetto. No, senti, Di Maria, sei simpatico, però sei proprio completamente in giù. Vabbè, prendi un CC lì, potremmo mettere... Che lira, bellissimo. Sì, ma che lira, raga, mi fa cagare. Si riesce a mettere... no, così non è più. No, non ci siamo capiti. Quadra... Mettiamo Benzema, dai. Poi, farà schifo, però, fai così, mettiamo Kakà. Oh, no, no, oh, ce la posso fare, Kakà. Tira un po' più indietro Xavi, e Diarra, là, e giochiamo così. No, Benzema non trequartista, è ovvio che non lo voglio trequartista, bravo. Direi che possiamo partire. Calcio d'inizio. Non ho visto se gli altri erano in giù. Vabbè, fa niente. Sì, tanto le partite a PES durano poco, quindi se anche perdo 2 o 3 minuti nel menu non vi lamentate, se no le prendete e sono bastonate per tutti, ve lo dico. Ah sì, ecco, una cosa importante. Ringrazio Jacopo ancora per avermi regalato sia FIFA che SDK. Però avevo intenzione di fare qualcosa con FIFA dopo aver finito Pro, ragazzi, perché sennò diventano veramente troppi giochi e obiettivamente farei un video di un gioco ogni 6 mesi, e non mi sembra il caso. C'è uno che vuole vedere un video, lo vede dopo una settimana e mezza e a quel punto non ne vale più la pena, ecco. E quindi avevo pensato di farlo finito PES, tanto sono comunque 2 giochi di calcio, non ne, cioè, capito? Non avete capito nulla, comunque il concetto è che lo farò quando avrò, se vi va bene, cioè se volete vederlo per forza ora posso anche farlo, però insomma dato che sto seguendo un sacco di giochi volevo aspettare un po' più, perlomeno un po' più avanti, ecco. Tanto a PES mancano, cosa sono, 4 e 4, 8, sì, ecco, 8, 7 partite, dai, non tantissime, dai. E poi faccio FIFA, oddio. Oddio, come lo pesca? Psh! No, l'ho deviata. Avevo anche fatto il verso ultra potente del gol. No, dai. Higuain, dai. No, ho sbagliato. Ho fatto X. Che mongoloide. Lo sapevo. Ho sbagliato. La 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 la. Oh, mi ha rotto la cippa. Levagliela. Azzo, azzo, siamo sotto con il Porto, ragazzi. Real Madrid sotto contro il Portogallo. Sì, contro il Portogallo. Contro il Porto. Il Portogallo, ho detto Portogallo perché siamo noi che siamo rossi, mi sembrava di essere il Portogallo. Però dico cazzate. Ce la fai a passarla, dai Benzema. Oca della Cristiano. Cristiano! Come la pianta Cristiano, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia, tanta roba Cristiano Ronaldo. E vabbè, direi che tutto sommato ci sta. Op, op Cristiano. Oh, l'ha trovata Kakà. Orca. Abbiamo già trovato il pareggio, eh. Vai. Eccolo qui, Kakà, Kakà,
Non va, sì, va. E tiro! Non va, non va, non va. Che schifo di tiro, cacà. Ogni tanto ho degli acuti, tipo il tiro! Basta. Però quello di prima era ancora più acuto. Allora, allora, vediamo se riusciamo a spaccare un altro gol subito. Così. Shum. Dai, Ronaldo, parti. Vai, bravo. Bravo. Orca, non è passato. Mezzo, mezzo, mezzo veloce. Oh, proprio è l'idea di mezzo. Quando decidono loro dove mettere i passaggi, è una cosa che più fastidiosa non si può, perché... No, è un altro uguale a quello di prima, no. Ci voglio mica di subire gol a manna. Oh, che cazzo di schemi usate voi? Cioè, arriva il giocatore, il trequartista, pom, tutti se ne vanno. Non è che scattano, no? Linee centrali, no? Rocio schifoso. No, fallo, dai. Dai, sei una femminuccia, sei, oh. Vediamo se riusciamo a non prendere gol. Ecco, appunto. Via da lì, via da lì. Dai, Cristiano, eccolo lì. Bravo, bravo. Oddio, no, no, l'ha presa il Rocio. Togli sta palla! Quello mi sa che mi dà il giallo adesso. L'ho ucciso, poveraccio. Mannaggia a te. Vai. Portiere. Grande. Finisce il primo tempo. Dai, vabbè che siamo in casa del Porto, quindi alla fine se anche pareggiamo, poi al ritorno, tranquilli, ci basta lo 0-0 e passiamo. Dai, Cristiano. Cristiano Ronaldo. Come nome, ragazzi, cioè, sarà forte, però Cristiano, cioè. Ragazzi. Tra tutti i nomi possibili. Il cross di Cristiano e il gol di quel cattivone di Benzema. Almeno credo sia Benzema, poi non sono sicuro al 100. Al 100? Eh già, era lui. Era lui. Quel naso ce l'ha solo lui e Ibrahimovic. Quindi. In effetti si assomigliano un po', sono brutti uguali, ma forse Ibrahimovic è ancora più brutto. Andiamo. No, brutto frocio. Eccola, la scivolata killer. Però non me l'ha ammonito poi, non so chi era, penso fosse stato... No, forse era Pepe. Boh. No, no, l'ho sbagliato di brutto. Ero convinto di essere io. Xavi invece ero quello schifoso di Cristiano. Perché faccio ste boiate? Queste me le cerco. Queste me le cerco. Se poi subisco gol me la sono cercata. Perché una diavolata del genere a centrocampo non si fa. E io le faccio invece. Quindi me le sono cercate. Vieni via da lì. Godo. Non è neanche angolo. Varela. Quel frocio di Varela. Andiamo. No, oh, ragazzi, cioè, vi racconto... No, non vi racconto un cacchio. Sono andato a far benzina alla moto. C'avevo i buoni. Allora ho detto, vado... Cioè, si possono usare solo al servito. Mannaggia chi le ha inventate queste cose. O vado al servito, quel frocio mi ha buttato fuori mezzo litro di benzina sulla moto. Cioè, si può? Già è tanto che non gli ho chiesto di rimettermi quel mezzo litro che ha regalato all'asfalto. Brutto, levati. Una cosa deve fare e non la sa fare. Cose o te le fai da solo. Oh, come lo vede? No, vabbè, sì. Qui c'è la patch portieri. Oh. Ci sarà la patch portieri, ma fanno ridere. Cioè, Benzema... L'ha impappinato di brutto. E siamo 3 a 1. O 2 a 1. Forse 3. 3 a 1, eh. 3 a 1 in casa del Porto, ragazzi. Cioè. Siamo veramente troppo forti. Dove l'ha passata? Ma che diavolo di passaggio è mai questo? Ma un cambio di fascia, oh. Ma fregato col cambio di... Oh, no, quando passano dritti, oh. Passano dritti, completamente. Cioè, tu sei un muro trasparente e lui ti passa in mezzo. Vai.
Oh, vedete, queste sono le cose che mi piacciono. Gli scatti, torno. Oh, non troppa gente. Oh, devo fare tutto da solo. Ma che... Benzema, ragazzi. Tanta roba. Tutto da solo ho fatto. Cioè, è ridicola 3 stelle. Tutte le volte lo dico, ma non c'ho mai il coraggio di alzarla perché sennò poi le piglio. Così quasi la alzo per il ritorno. Dai, tanto abbiamo vinto 4-1, ma che vada... Perdo. Cioè, dai, è ridicolo proprio, eh. Sono andato dritto. Se mi dai pepe, grazie. Togli sta palla. Qui subisco gol. No, calcio d'angolo. A che minuto siamo? 80? Ah, siamo già al 90esimo. Ah, al 90esimo, eh. Allora ci schiasso, mi scasso un ultimo gol veloce. Sì, guarda, sono emozionato. Questo calcio d'angolo veramente mi ha fatto battere il cuore a mille. Dai, Kakà. Cristiano. No, non vai. Vabbè, non andare allora. Perché Kakà va così piano? Ma perché non è Kakà? Ecco perché andava così piano. Ah, guarda te. Vai! Tira qualcuno, tiri! 5! 5, signori! 5, 5, 5, 5 gol. E questa volta, aia, aia. Me l'ha segnato Higuain pure. Cioè, tanta roba, vi sto a dire. 5 a 1. E mi sa che il Porto va a casa, eh. 5 a 1 a casa del Porto. E quindi direi che la vedo grigia per il Porto. Va bene, mi sa che anche il 4-3-3 è inciso, perché l'ho vista molto più offensiva del solito la formazione. Il Barcellona, oddio, il Barcellona ha perso 4-2, ragazzi. L'Inter ha pareggiato, il Milan ha vinto, noi abbiamo vinto. Ah, il Napoli ha vinto, grande Napoli. Grande, grande Napoli. Il Basel, pareggio col Munchen, San Pietroburgo, lì. E il Manchester ha perso contro il... Vabbè, fuori casa, però, vabbè. Va bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale, alla pagina Facebook e nulla, ci vedremo con i prossimi video. Bella, ciao belli!